Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 24 febbraio noi ricordiamo la beata Giuseppa Naval Girbès. Ascoltiamo la sua storia. Josefa nasce l'11 dicembre del 1820 ad Algemesí, in Spagna. Fu la prima di 6 figli e ricevette la cresima e la prima comunione prima dei 10 anni. Le morì la mamma quando aveva appena 13 anni e fu costretta a lasciare la scuola per trasferirsi nella casa della nonna e dello zio materno, per badare alla casa e a tutti i familiari. A 27 anni le morì la nonna e Josefa divenne la responsabile della famiglia. Non tralasciò la vita parrocchiale, divenendo figlia spirituale del parroco Don Gaspare Silvestre e facendo la comunione ogni giorno. Compiuti 18 anni, si consacrò a Cristo col voto di castità. I suoi 3 principi ispiratori erano l'obbedienza, la laboriosità e la perseveranza. A 30 anni, con la guida del parroco, fece diventare la sua casa il luogo dove incontrare le amiche per fare formazione morale e spirituale, e il laboratorio dove insegnare gratuitamente il ricamo imparato da piccola. Il lavoro era accompagnato da meditazioni, giaculatorie, cantici, preghiere, pie letture. Questo suo modo di vivere portò molte ragazze a scegliere la vita consacrata. Lei però non poté sceglierla. Fu infatti una monaca di casa che consigliava donne e uomini e fu pacificatrice di discordi familiari. Morì dopo una lunga malattia il 24 febbraio del 1893, circondata dalle sue figlie spirituali. Il 20 ottobre del 1946 le sue spoglie mortali furono traslate nella parrocchia Basilica di San Giacomo di Algemesí. Papa Giovanni Paolo II la proclamò beata il 25 settembre del 1988. I Carmelitani Scalzi ne fanno memoria il 6 novembre. La storia di questa beata pone al centro della nostra attenzione un luogo particolare, un luogo importantissimo dove passiamo tanto tempo, la casa. E sì, perché la sua santità forse è partita proprio da questo piccolo trucco: mettere a disposizione la sua casa. Invitava le ragazze e con la scusa di ricamare insieme, di imparare qualcosa, riusciva anche a parlare di Cristo. Queste ragazze trovavano un luogo in cui essere ascoltate, un luogo in cui esprimere le proprie idee, i propri problemi e trovare una mano tesa, trovare aiuto. Non diventerà monaca la beata, ma tante ragazze, avendo conosciuto il Signore in questa casa, poi hanno scelto di consacrarsi. Allora pensiamo all'importanza della nostra casa. Ancora una volta chiediamoci se sia un luogo di relazioni, un luogo di accoglienza, o piuttosto un luogo che deve solamente esprimere chi noi siamo, un luogo dove noi dobbiamo trovare la nostra e sola comodità. Tante cose stanno uscendo dalle case, tante cose che prima si facevano a casa adesso non si fanno più lì. Pensiamo per esempio alle feste di compleanno, adesso ci vuole il locale con tutto un determinato tipo di servizio, ma io ricordo non pochi anni fa già era bello fare una festa di compleanno a casa, si invitavano gli amichetti, magari la mamma, una nonna preparava una torta o una cugina preparava i giochi per i più piccoli. C'era un'atmosfera molto molto diversa, un'atmosfera di calore che poi rimaneva nel cuore. Quindi non cerchiamo le cose grandi. A volte, pur di fare un evento, ecco, siamo disposti, anche per la comodità, diciamo la verità, a pagare piuttosto che vivere la nostra casa per quello per il quale è creata una casa, la relazione, lo stare insieme e soprattutto l'ospitalità. Chiediamo questo proprio come dono e come intercessione alla nostra beata Giuseppa, perché la sua casa è stata un luogo di amore. La nostra casa è un luogo d'amore? Beata Giuseppa, prega per noi.